perché di fronte all'anomalia di un sistema, Legge bavaglio. di fronte all'anomalia di una Presidente del Consiglio che era proprietario delle tre reti Mediaset e che controllando il governo controllava anche la RAI, si riteneva e si ritenne opportuno, secondo me con uno strumento discutibile, però fu un'iniziativa del centro-sinistra, intendiamoci. Riguardava anche gli Sicuramente spot, dopo la campagna elettorale del 99 ci fu l'esempio. molto miope come scelta, Beh, ma senza alcun soprattutto dubbio. perché non fu fatta la legge sul conflitto di Non fu interessi, fatta la legge sul cioè, conflitto di ma interessi è e come comunque intervenire. La politica agisce sempre a è valle, come intervenire si sui problemi degli altri. interviene. Comunque, la Comunque, par condicio è un problema come dire, dei del senno di giornalisti poi, e un vantaggio dei solo che politici. adesso cosa sta accadendo? Sta accadendo quello che accadde durante il referendum Repubblica-Monarchia, quando per alcuni esponenti che sostenevano le ragioni della Mi faccia indovinare Repubblica, chi sono i monarchici. per sostenere la tesi della Repubblica, dicevano con la monarchia tornano i Borboni. E la stessa cosa sta facendo il centrodestra. Per Adesso mettere in tornano senza discussione la par monarchia. condicio, stanno spegnendo la possibilità di essere informati. Ed è un errore clamoroso. Con tutto il rispetto che ho per la stima anche personale per l'amico senatore Latorre, devo dire che quando ieri c'è stata alla Camera l'occasione di un dibattito pieno ed aperto sulla politica economica del governo, io ieri c'ero. Ho assistito a una relazione tutta intessuta di fatti, di cose, di iniziative, un quadro perfetto fornito dal ministro Tremonti. Ma dai vostri banchi ho sentito solo dei rimproveri, un dire Giulio non dare i soldi per questa iniziativa o per quell'altra, ma non ho visto una sola proposta concreta per quello che riguarda l'uscita dalla crisi. Ed è sempre questo il nocciolo di questa sinistra, cioè che non ha mai avanzato una proposta, un'iniziativa, un qualche cosa di concreto che veramente aiutasse. Per cui vi siete sempre arenati, per esempio, di fronte a quel muro di 32 milioni di euro che abbiamo innalzato, una cifra che mai nessuno prima aveva destinato, che è giustificata, è vero, dall'intensità profonda di questa crisi, ma che nessuno mai aveva alzato per gli ammortizzatori Vabbè, sociali. insomma, è stato un po' distratto il No, no, sottosegretario io Bonelli c'ero, nella tant'è vero discussione che di ieri. Tremonti quando... Doveva seguire le agenzie di No, stampa, non ha no, no, ascoltato gli interventi del no, ne dibattito. parlavo con A me è sembrato Tremonti complessivamente un e la... dibattito di alto livello, molto più alto in genere della media degli interventi parlamentari, con tutto il rispetto. Però Sì, dico, mancava, lo anche... ribatto questo, non c'era una sola iniziativa concreta. E in tutti questi mesi in cui io, il senatore Latorre testimone, sono stato per la mia parte uno dei promotori di un'iniziativa di apertura al dibattito e al confronto, ho poi trovato che loro, la sinistra, immediatamente si sono trovati schierati accanto a Di Pietro per la paura di perdere qualche voto e la possibilità del confronto è andata perduta. No, io volevo, per completare, diciamo, il discorso sulla vicenda penosa di Trani, no? Cioè, su questa vicenda è venuta fuori una cosa, secondo me, che non è Penosa stata, perché, dottor Rizzo? beh, insomma, diciamo, non fa Non piacere è ai edificante, cittadini, diciamo che non è ecco, non fa edificante. piacere ai cittadini In ogni leggere sul aspetto, giornale. guardare al buco della serratura le cose e sentire le cose che si dicono, così la Ma mettiamo qui in tutti e due c'è una aspetti. cosa ancora più grave, secondo me. Ma queste autorità sono indipendenti? Allora, in un'autorità indipendente è possibile che uno dei componenti riceva una telefonata, riceva delle pressioni politiche per chiudere una trasmissione? Io questo mi domando. Mi domando se non sia il caso, se non sia arrivato il momento di affrontare questo tema in modo radicale. Tu Diciamo la che verità. ne hai scritto, vuoi ricordare ai telespettatori quanto durano, come Beh, dunque, vengono? l'autorità in questione, A cioè 9 l'autorità per le membri. garanzie delle comunicazioni, ha 9 membri. Sono uno e il presidente. Viene nominato dal governo, viene indicato dal Dal governo. ministro delle comunicazioni Sì, proprio. sentito il Presidente del Consiglio, sentito il Ministro e poi il DPR del Presidente della Repubblica che ratifica questa cosa. Gli altri 8 componenti Votato con due sono terzi del Parlamento, di però Castello ratificato dello con Sviluppo votanti. Economico, mi pare, perché non c'è Sì, perché dipende, adesso non c'è più il Ministero indipendente. Gli 8 membri sono votati dal Parlamento con una rigorosa spartizione, 4 dalla maggioranza e 4 Si dall'opposizione. spolverò la Che vecchia cosa è Lola Orlandi, 4 più 4 di Lola Orlandi. esatto, che cosa è accaduto? Che inizialmente, quando fu per la prima volta nominata la Commissione, almeno si cercò, diciamo, di salvare le apparenze, diciamo la verità, no?
nel senso che vennero nominati un po' professori, un po' personaggi, comunque legati ai partiti, ma in ogni caso che avevano una loro, diciamo, identità, no? Professionale, culturale, eccetera. Adesso su 8 componenti, 5 sono ex parlamentari, 3 addirittura sono ex sottosegretari. Il sottosegretario, il, diciamo, personaggio Innocenzi, ex parlamentare in questione, che Cazzullo ha ricordato essere stato uno dei dipendenti di Berlusconi negli anni 90, è stato addirittura travasato dal governo, dove era sottosegretario delle comunicazioni, direttamente nell'autorità nel 2005, 16 marzo. Allora, questo fatto richiama un problema gigantesco. Anche Lauria ha avuto un è stato ex, però Lauria questo non è stato, dire, ecco. Però Lauria non è stato travasato direttamente dal governo. Era all'opposizione. Era all'opposizione. Forse sarebbe successo, non sappiamo. No, non è però che il principio salvando, vale lo stesso. Non no. sto salvando Lauria o Innocenzi. Sto dicendo che è un meccanismo assurdo. Ancora più assurdo se si pensa un'altra cosa, che questa authority, che non è indipendente, diciamo la verità, non è indipendente, tra l'altro è presieduta da un componente del Consiglio di Stato che è esponente della magistratura presso cui vengono presentati i ricorsi contro quell'autorità. C'è un sistema che rende questa struttura controllante, controllato, totalmente priva dei requisiti fondamentali dell'indipendenza. Domanda a entrambi: ma non sarebbe il caso di fare una cosa seria? Vogliamo creare una cosa che abbia un senso, cioè che sia davvero indipendente? No, se non vogliamo privatizzare la RAI, che forse sarebbe uno dei le mosse, una, la mossa forse decisiva per arrivare verso, incamminarci verso un sistema radiotelevisivo che abbia un senso in questo paese. Ma io ho seguito con attenzione, sono assolutamente d'accordo con le osservazioni che venivano fatte. Queste autorità garanti nascono proprio per evitare che il controllo di aspetti cruciali della vita democratica del Paese siano condizionati in maniera prepotente e preponderante da chi controlla il potere. A Roma dicono meglio me sento. In realtà il processo che è andato, dunque nascono con una, con un principio assolutamente giusto e che io credo vada riconfermato, ma via via hanno assunto queste caratteristiche e dunque io penso che questo debba essere uno dei temi, ma questo, e veniamo al punto politico, questo è il problema di questo Paese. Il problema di questo Paese è che noi ormai da anni prendiamo atto che una serie di meccanismi che noi stessi abbiamo introdotto, che abbiamo, si rivelano non una organizzazione efficace, e dunque c'è un grande problema che una politica seria dovrebbe essere in grado di affrontare, ma una politica che continua a dividersi e a scontrarsi sulle inchieste giudiziarie, sull'uso politico della magistratura e che è completamente incapace di misurarsi concretamente con queste questioni, è una politica destinata inesorabilmente ad ampliare il fossato tra l'opinione pubblica e le istituzioni. E dunque è sempre di più una politica che tende a occupare gli spazi che ci sono per esercitare in questo modo un controllo anche del consenso. Anche del i membri delle autorità durano 7 ora, anni, sette è un vitalizio quasi. È un vitalizio. Da questo punto di vista io credo che anche il centro-sinistra ha abbassato un po' la guardia su queste questioni e penso che questo tema andrebbe seriamente recuperato. Certo, l'uso politico che in questo momento si sta facendo di queste autorità è piuttosto grave, posto quello che sta venendo avanti da questi... No, si ritorna al tema di fondo delle riforme condivise e della necessità che ci sarebbe sempre in questo Paese. Purtroppo si era cominciato a discutere di riforme condivise a gennaio, ma siamo arrivati sotto la scadenza elettorale e quindi questa impedisce per necessità di cose, per suo portato stesso, che si possa andare ad una discussione. Tra 2 settimane ne siamo fuori però dalle elezioni. Sì, tra due settimane siamo fuori, salvo alcuni ballottaggi sì. Che si concludono anzi entro il 15 aprile. Io personalmente sono favorevole ad una ripresa di questo dialogo e di questo confronto. Mi auguro, lo dico però senza nessuna intenzione polemica,
che la sinistra si tolga di dosso questa pesante ipoteca, che una sinistra riformista di cui c'è bisogno in Italia sia assoggettata agli estremismi di un Di Pietro, di un De Magistris. Però non diventa un alibi per tutte e due, chiedo scusa, sì, perché forse, voi dite più o meno le stesse cose. Forse questo, visto da fuori, può essere così, però quando poi si arriva al momento del voto e non c'è questa rinuncia netta e precisa. Si ricorda che Veltroni era partito all'inizio dicendo: noi partiamo da soli, facciamo un partito da soli senza nessun appoggio. E poi anche lui, per pigliare questi voti, si trovò alleato con Di Pietro. Allora viene sempre il sospetto che per battere Berlusconi il centrosinistra, ed ecco la manifestazione di sabato scorso, mi perdonerà l'amico La Torre, in cui si è visto di tutto e di più, perché c'erano ancora i radicali alla Bonino, gli estremisti della